sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e nel luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questo capitolo 14 del Vangelo di Giovanni è interessante per l'argomento e per lo stile con cui Gesù annuncia certe verità fondamentali, come il capitolo 6, il capitolo celebre dell'Eucaristia. Qui è della famiglia di Cristo con i suoi discepoli e della missione di Gesù che inizia con l'incarnazione, continua con la sua evangelizzazione e termina con la sua redenzione. Ora gli apostoli si sono affezionati a Gesù e si sentono sicuri accanto a Lui, quindi avvertono una profonda necessità di non perderlo. E Gesù invece più volte tocca questo argomento e dice che il Figlio dell'uomo se ne andrà perché sarà consegnato ai pagani, sarà processato e sarà ucciso. E allora Gesù deve ricominciare un po' da capo. Non si turbi il vostro cuore, abbiate fede in Dio, Dio, colui che crea, colui che guida gli eventi umani e anche quelli divini ovviamente, colui che tutto fa ed opera per il bene, perché è il sommo e l'eterno bene, come dice San Francesco. E allora abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Che bello, sento la tenerezza del cuore di Gesù, l'amicizia con questi suoi discepoli. Abbiate fede in me, lo deve dire Gesù. E se non abbiamo fede in chi è venuto a salvarci, se non riusciamo ad amare chi per amore della vita, quant'è che ci muoviamo? Che abbiamo ancora un cuore di pietra? O abbiamo incominciato a sentire la pulsazione di un cuore di carne, come dice la Bibbia? Ecco, allora abbiate fede anche in me. E noi ce l'abbiamo, fede in Gesù, perciò siamo qui questa mattina, riceveremo tra poco il suo corpo e il suo sangue, stiamo in questo momento ascoltando la sua parola, ci affidiamo alla sua misericordia e alla sua bontà. Con la misericordia cancelliamo tutte le macchie, ricuciamo tutti gli strappi dei giorni, degli anni passati, e con la sua bontà invece andiamo avanti, riscaldandoci, illuminandoci e anche consolandoci, perché Cristo è consolazione. Poi dice che manderà l'altro consolatore, che è lo Spirito Santo,
E infatti anche in questa pagina fa un accenno allo Spirito Santo. E poi dice a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Io vado, poi tornerò a riprendervi perché voglio che siate lì dove sono io. E Tommaso: maestro, ma non sappiamo dove vai, come facciamo se per la strada poi per raggiungerti? Io sono la via, la verità e la vita. E questa espressione di Gesù è riportata continuamente nella cristologia, cioè in tutto il discorso che riguarda la persona e la missione di Gesù. Abbiate fede in Cristo, ma di più, sentitelo come l'amico più caro e abbracciatevi a Lui, perché rimane la roccia della nostra salvezza. Con Maria e con i santi, tutti strettamente legati a Cristo, questa è la vera vita. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.